Monsignor Chiarinelli, spesso sto vicino a lei in vesti diverse, però no, non penso, spero di non essere troppo invadente della sua vita. No, no. Senta, le volevo chiedere questo sulla figura di Don Giuseppe Dossetti. Verso la fine del documentario si è parlato del pericolo di restaurazione, adesso magari non tanto relativamente all'aspetto della Costituzione, peraltro il pensiero di Dossetti su questo punto è molto attuale, perché abbiamo visto come la Corte Costituzionale pochi giorni fa ha dichiarato anche incostituzionale una legge, la legge elettorale, insomma. Quindi lui era molto, questo però poi lo chiederò a uno dei due ospiti laici, diciamo. Volevo chiederle invece questo, riguardo al concilio. Lui diceva questa cosa dell'applicazione del concilio, la posizione della Chiesa anche nei rapporti con la politica, e aveva paura, anche se quando è morto forse non era ancora esplosa in tutta il suo peso, questo desiderio di tornare un po' indietro nella Chiesa. È una mia interpretazione, oppure lui era stato un po' profetico in questo, secondo lei? Ecco, io ringrazio innanzitutto il professor Casciani e vorrei prendermi solo un minuto prima di entrare nel merito della domanda per salutare, perché abbiamo visto questo documentario, ma qui adesso su questo tavolo ci sono delle persone che, oltre il moderatore, all'onorevole Cristian, ma anche i due nostri ospiti, desideravo proprio salutarli cordialmente. Non voglio rubare tempo, ma ecco, il Don Giuseppe Dossetti Junior, noi lo chiamiamo così e lo scriviamo così, ecco, parla dello zio, ma lo zio parla di lui. Lo saluto cordialmente e mi fa piacere che ci venga a portare la voce viva di questa esperienza così suggestiva. E poi lasciate che io saluti il carissimo Giovanni Bianchi, una conoscenza antica, un'amicizia solida, al quale però io vorrei dire in realtà che certamente non è per lui gioiosa, che però per me è doveroso qui segnalare. Nell'ottobre scorso ho avuto la perdita della figlia, giovane, una giornalista di Sole 24 Ore. Nel salutarla ha usato nei confronti di Dio due aggettivi: un Dio attento e appassionato. Giovanni, questi due aggettivi mi hanno colpito, ma credo che non solo siano attribuiti a Dio. In questa sede io li ritrovo in Giuseppe Dossetti, attento e appassionato, ma anche nella tua vita e in questa tua presenza in mezzo a noi. Detto questo, io vorrei salutare voi. Voi avete visto un documentario e avete forse scorso le figure che per noi sono state una compagnia. Io sono tornato qui dopo circa 40 anni, ma quegli anni lì, voi non c'eravate. Sì, c'era qualcuno che io avevo sui banchi di scuola, ecco qui, ma noi abbiamo vissuto quelle vicende. E allora, prima di entrare e dare la risposta la restaurazione o meno, io vorrei dirvi come alla fine degli anni 50 e gli anni 60 sono stati una grande primavera, ma non solo sul piano nazionale per quello che abbiamo sentito e per le figure che abbiamo visto, ma anche per questa terra reatina. Sono stati anni di una grande avventura, di una grande speranza, perché quei fermenti che altrove abbiamo visto così esplicitati
venivano gettati anche in questa terra. E lo dico a voi studenti, perché questa eredità va raccolta, perché per me, tornando, questa è, lo devo confessare, la sorpresa più grande, la mancanza di entusiasmo, di coraggio, di sapere che la storia va vissuta e che il futuro va costruito come chi vi ha preceduto lo ha intuito e ha cercato di tradurlo in esperienze concrete. Allora ecco, grazie a chi vi ha invitato e quindi a Pino e a tutta l'organizzazione di questa memoria, ma volevo solo dirvi almeno questo. Per il resto, subito, io ho un amico, oltre quelli che qui ci hanno fatto vedere, e mi hanno un po' commosso, perché la Zadi, abbiamo approvato nella Congregazione dei Santi l'eroicità delle virtù, e quindi penso che la Pira, il 5 di novembre sono stato a fare la commemorazione del 36esimo anniversario della sua morte a San Marco a Firenze, e potrei fare una lunga direi elencazione di quelli che abbiamo visto, con i quali abbiamo condiviso alcune cose. Ma c'ho un amico che si chiama Loris Capovilla, c'ha 98 anni, segretario di Giovanni Paolo II, oggi, dico Giovanni XXIII, oggi vive a Sottomonte. Ci sentiamo, adesso ci vediamo di meno perché ci muoviamo con difficoltà, l'età avanza, per telefono. Dal 50 anni, quando noi ci sentiamo o ci scriviamo, ci ripetiamo una frase che Giovanni XXIII disse l'11 di ottobre del 62, quando si inaugurò il Concilio. Comincia un giorno radioso, così esordì. E poi aggiunse in latino, il discorso fu in latino, io ero ragazzetto, ero presente, giovane prete, come ecco c'erano questi grandi che abbiamo lì ricordato. Tantum aurora est, è appena l'aurora, è soltanto l'aurora. Dopo 10-15 anni che l'abbiamo ripetuta, un giorno ho detto ad Loris: Loris, sono passati 30 anni e tu mi sembri di ripetere tantum aurora est. Dico, ma... E mi ha detto 2 anni fa, non smettiamo di ricordarcelo, perché il cammino della Chiesa e della storia è sempre un'aurora. È sempre un'aurora. Uno dei cenni fatto dal documentario è che Dossetti è andato a Oriente, la Palestina, ecco, e a fare la sua esperienza, dove ha sentito il sorgere di una esperienza nuova dentro di sé. Bene, questa aurora noi la dobbiamo scrutare. Avete sentito quell'espressione rimasta storica, sentinella? Quando resta della notte? Quando noi l'abbiamo sentita in quella occasione? Quando ci abbiamo riflettuto su? Ci sono stati scritti dei libri? Ecco, io vorrei che ricordassimo che non siamo nella notte, anche se vediamo intorno a noi tanto buio, non siamo neppure nel pieno giorno, ma siamo sempre in questa aurora. Un'aurora in cui, ecco, al di là della poesia, voi leggerete Omero, ecco, che la chiama l'aurora dalle dita rosate, dai raggi che vengono quando il sole comincia ad apparire, ma siamo in una storia che è sempre in cammino. I due testi che vorrei che voi tutti poteste avere tra mano, almeno ricordate nei titoli, è quello che adesso Don Giuseppe ha ricordato, Grandezza e miseria del diritto. Giuseppe parlava del diritto canonico, io l'affiderei a una
direi accezione più generale, di grandezza e miseria del diritto, ma anche l'altro, con Dio e con la storia. Questo vorrei dire per rispondere alla domanda. Restaurazione ci sarà sempre. Tensioni che vanno in avanti ci saranno sempre, perché la storia è questo cammino. E se io dovessi riassumere in una cifra tutta l'esperienza di Dossetti, che va tenuta presente come giurista, come politico, come uomo di chiesa, come monaco, tutta questa realtà di esperienze diverse indicano, ed è il ricordo che io ne porto nel cuore, una esistenza che mi piacerebbe dire con un aggettivo dialettica, cioè la esistenza di Don Giuseppe Dossetti porta con sé una eccedenza. Entra nel diritto e ne vede la grandezza, ma la miseria. Entra in politica, ne vede l'occasionalità dell'impegno, ma anche il limite. Nella Chiesa è un credente, è una persona di profilo altissimo, ma sente le strettoie di una determinata forma storica di realizzare la fede. Diventa monaco ed ecco che va a Gerusalemme, però l'ultima parola che abbiamo sentito qual è? La Gerusalemme celeste, cioè il dire siamo nel tempo ma andiamo oltre. La sua figura, la sua esistenza, il suo pensare, il suo operare è dialettico, sì ma, con questo però. Perché? Perché l'uomo, diceva Pascal, supera l'uomo. Allora, resistenze sono state nel concilio, c'erano i due movimenti, chi guardava dietro e chi voleva andare avanti. In politica i suoi rapporti con De Gasperi e con il partito sono dialettici. A livello, direi, dell'esperienza condotta anche a Bologna, sono ecco, un'esistenza dialettica. Allora, non faccio una lezione accademica a noi e a voi, cari studenti. Allora, cosa vorrei dire di questo rispondendo alla domanda del moderatore? Dove vi volete collocare? Perché la storia, questi due vagoni, ce l'ha sempre. Quello della conservazione e quello del cammino. Quello della nostalgia e quello della speranza. Voi dove volete stare? Perché allora non è che la speranza sia già compiuta, ma neppure la disperazione deve prendere il sopravvento. L'aurora è questo passaggio dalla notte al giorno, ma c'è anche il tramonto, il passaggio dal giorno alla notte. Ma non sono problemi meteorologici, né eventi sociali, sono dati antropologici e scelte antropologiche che dipendono da noi. Anche oggi c'è la conservazione, certo, ma chi poteva, per esempio, prevedere un Papa Francesco? Allora, quando da 50 anni ci diciamo tantum aurora est, oggi io mi confermo che questa espressione è bella, perché è l'aurora, ma è un'aurora che bisogna avere occhi per poter vedere e soprattutto bisogna avere dei cuori per poter accogliere. Allora, non ci spaventiamo delle linee nostalgiche e conservatrici, ma portiamo cuori capaci di giovinezza e sguardo che va avanti. Giuseppe Dossetti, che nella Costituente, che nel Concilio e nel dopo Concilio è stato una delle realtà luminose del nostro cammino, ci ripete, ecco, quello che abbiamo sentito nel profeta Isaia.
venite e cambiate. È un appello a noi, non è solo un'analisi, ma è anche una proposta e un impegno.